A tutte, bentornate sul canale. Oggi video in collaborazione con NanoChiusi di Makeup in Beauty 92. Io volevo chiedervi scusa, fra parentesi, perché è tanto che non aggiorno il canale YouTube. Causa lavoro, causa impegni, non ho potuto girare video, quindi non ho diciamo aggiornato da un po', quindi vi scuso. Cercherò appunto in futuro un attimo di riprendere un attimo la mano con i video, è che purtroppo appunto con il lavoro che mi prende 13 ore al giorno è un po' difficile. Il video di oggi è in collaborazione appunto con Anna e con altre ragazze. Mi vanno date delle regole. Le regole in questione sono di prendere un beauty case e mettere dentro 10 prodotti e eliminarne alcuni secondo delle domande che appunto vi leggerò, e alla fine dovrebbe rimanerne solo uno, che è il pezzo di cui non potremo mai fare a meno. Quindi io ho la mia pochette qui con tutti i miei prodottini selezionati e non, nel senso che alcune volte diceva un prodotto appunto generico, tipo un rossetto, una matita, quindi ne ho presa una la prima che mi è capitata, insomma. Giusto un attimo appunto per spiegare il tag. Nella mia pochettina qua dentro ci sono 10 prodotti e venivano proprio indicati: un mascara, un fondotinta, un blush, una terra, un illuminante, un rossetto, una matita sopracciglia, una palette ombretto, una matita occhio e un correttore. Quindi io ho tutto qua dentro, si può vedere. E appunto le domande del tag. A seconda appunto della domanda devo eliminare un prodotto. Quindi cominciamo subito. La prima domanda dice: elimina il prodotto di make-up che spesso fai cadere o che è scaduto tra i tuoi prodotti. L'illuminante di Kiko, che in realtà non è un illuminante, però io lo uso come illuminante, è il Soft Focus Concealer e quindi lo uso come illuminante, quindi è un illuminante per me e lo elimino perché è quello che mi cade sempre. La seconda domanda dice: elimina il prodotto di make-up che quando sei di fretta non utilizzi. La matita sopracciglia, perché io ce l'ho abbastanza definita di mio, quindi a volte evito, soprattutto quando vado al lavoro, è una cosa appunto che non metto, anche perché poi io ho la zona T che tende a lucidarsi, quindi se non è un prodotto waterproof, e io non credo di avere prodotti waterproof per le sopracciglia, tende a colarmi, quindi è una cosa che evito appunto quando sono di fretta. Quindi matita per sopracciglia eliminata. Terza domanda dice: elimina il prodotto di make-up del quale cambi spesso marca. Diciamo il mascara. Questo qui. Adesso appunto sto utilizzando il Masterpiece Max di Max Factor, ma appunto io ne ho tantissimi di mascara. Non lo uso tantissimo, nel senso che appunto è un altro prodotto che quando sono di fretta o soprattutto al lavoro non metto, anche perché tendo a toccarmi spesso gli occhi, appunto anche con gli occhiali tendo sempre appunto a sfregare gli occhi, quindi di solito mi trovo effetto panda qua sotto, quindi è un prodotto che soprattutto al lavoro non metto ed è un prodotto di cui appunto cambio spesso marca. Poi numero 4. Elimina il prodotto di make-up che hai comprato dopo aver visto una pubblicità. Pubblicità, io intendo anche pubblicità Facebook. Il correttore, questo è il Clinique L'Air Brush Concealer. E appunto l'avevo visto un po' di tempo fa sulla pagina Facebook. Appunto la Clinique aveva fatto il post di appunto pubblicità. Avevo visto un po' di recensioni, diciamo, mi aveva incuriosito, sono andata a provarlo, è molto valido e appunto sono stata abbastanza influenzata dalla pubblicità. Quindi sì, il Clinique sicuramente. Poi, 5. Elimina il prodotto di make-up che smetti di usare quando inizia il caldo o in estate. La matita occhi. Appunto, io di solito non uso matita occhi, di solito preferisco il Kajal perché è waterproof. Ma nonostante questo, durante il caldo, la stagione calda, non lo metto mai. Domanda numero 6. Elimina il prodotto di make-up che non utilizzi mai fino alla fine. Il blush. Raramente, ma penso anzi mai, di aver finito un blush. Io ho preso questo qui di Essence perché è quello che avevo appunto sulla scrivania.
E io penso di non aver mai finito un blush. Cipri, sì, terre, qualcuna, ma i blush no. Ne ho tantissimi e non penso che li finirò mai, né in questa vita, né nella prossima, né nelle altre 150. E numero 7, elimina il prodotto di make-up che riusciresti a sostituire facilmente con uno di quelli rimasti nell'astuccio. La palette make-up, perché ne ho tantissime, perché posso sostituirla come voglio con ombretti, con altre palette, con una semplice base occhi. Io appunto ho scelto una palette, una che, di quelle che sto usando diciamo più frequentemente in questo periodo, che è la Tarte Aleve di Tarte, ma appunto è un prodotto che si sostituisce facilmente, visto che ne ho tantissime. Numero 8, elimina il prodotto di make-up che non indosseresti per un trucco semplice, che non indosseresti per... Ok, ce l'ho. Rossetto. In questo caso ho scelto un rossetto scuro, che è quello che sto indossando adesso, che però non è scurissimo, scurissimo, però per me è scuro. Squia di MAC, è il Diva Antics, che credo fosse un'edizione limitata, ma non so. E comunque, in generale, quando voglio un trucco semplice, comunque nude, non metto questi colori. Diciamo, tendenzialmente, addirittura a volte non metto neanche il rossetto, di solito... Metto un burro cacao idratante o comunque qualcosa. Poi, domanda numero 9. Elimina il prodotto di make-up che non indossi ogni giorno. Che non indosso ogni giorno, beh, sicuramente la terra. Questa qui, vabbè, la Bobbi Brown. È una terra che io di solito uso per il contouring perché è abbastanza fredda. Cioè, per me è fredda. C'è un sottotono che su di me risulta abbastanza freddo. E non lo uso certo ogni giorno. Cioè... È più le volte che non la uso che la uso. Numero 10. Cosa pensi del prodotto rimasto? È davvero il tuo prodotto top? Non riusciresti mai a farne a meno. L'ultimo, ovviamente, è il fondotinta. E purtroppo sì, non riesco a farne a meno. Perché, vabbè, io non ho una pelle perfetta, non ho una pelle di porcellana. E se devo essere sincera, penso che questo sia il prodotto di cui cambio spesso marca. Ne ho provati tantissimi, però non posso farne a meno. Nel senso che a seconda di della stagione, a seconda di quello che ho bisogno, a seconda di cosa devo fare, se devo uscire, se devo andare al lavoro, se devo... ho il mio fondotinta per ogni occasione, fra virgolette. Per andare al lavoro ho una BB cream waterproof, coprente, che mi dura tutto il giorno, effetto matte e appunto che anche... Fra virgolette, con inci accettabile perché appunto lo devo usare tutti i giorni, quindi cerco appunto di stressare la mia pelle il meno possibile con schifezze varie. Ho la fondotinta delle occasioni in particolare, ho il fondotinta dell'estate, che è un fondotinta leggero, ho il fondotinta dell'inverno, che è un po' più coprente, però sì, il fondotinta è il mio top, top, top. Io, prima cosa che metto in borsa quando devo andare da qualche parte o devo appunto viaggiare per tornare a casa, eccetera, è sicuramente il fondotinta. A casa comunque ne ho tantissimi, ho tanti BB cream, ho tanti fondotinta di tantissime marche diverse perché cerco sempre il fondotinta perfetto. Finora posso dire che sono quattro i miei fondotinta perfetti, che purtroppo vabbè, ho dovuto metterne uno nella pochette, però sono quattro. Uno è questo, che è il Bourjois, l'Healthy Mix Serum di Bourjois, che appunto ho preso qui a Londra, però gli altri tre sono comunque abbastanza medium high cost, perché sono appunto il Dior Star, la BB cream sempre della Dior, la Dior Skin quella con il packaging rosa, di Chanel Vita Lumière. Quelli sono i miei top, 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 top. Però comunque ne ho provati tantissimi. Detto questo... Il tag è finito, io vi suggerisco di andare a vedere anche i link delle altre ragazze per comunque per scoprire qual è il loro prodotto top. Un ringraziamento anzi a Makeup and Beauty 92 per questa collaborazione, per avermi accettata nel gruppo e con la speranza appunto di collaborare ancora. Io mando un bacio a tutte e ci vediamo al prossimo video. Baci, ciao!